Vince in trasferta il derby con l'Aquila, la sintesi del servizio di Mariano D'Amico. Il Chieti sbanca l'Aquila in un delicatissimo derby fondamentale verso la corsa playoff. Derby condizionato da qualche decisione arbitrale, da 3 espulsioni e da un finale rovente. Primo tempo equilibrato con i padroni di casa meglio in avvio di gara. E la prima occasione capita proprio il rossoblù al primo minuto. Punizione dal limite di Carcione che impegna subito Cappa. 10 minuti dopo è ancora l'Aquila con Infantino a sprecare la più facile delle occasioni. Al 18esimo si vedono gli ospiti, angolo di Vitone, De Sosa di testa prova a sorprendere il numero 1 aquilano. Ancora Chieti al 24esimo con ingrosso a evitare l'autogol, respingendo in rovesciata una svirgolata di Cannone, subentrato poco prima all'infortunato Agnello. La partita si sblocca nella ripresa. Al 17esimo i padroni di casa vanno in vantaggio con una splendida punizione dei 30 metri di Capitan Carcione. I rossoblù sembrano avere la partita in mano. Al 25esimo doppia occasione con Infantino. Bravo Cappa a respingere la prima conclusione. Al 26esimo la svolta della partita. Capitan Carcione finisce negli spogliatoi per doppia munizione. Mister De Patre prova a ridisegnare la squadra. Entrano Di Filippo e Berardino al posto di Mungo e Gigli. Il Chieti spinge al 35esimo. De Sosa, servito da Del Pinto, realizza un gran gol da fuori area. 5 minuti più tardi un tiro di Vitone colpisce il braccio di Triarico, per l'arbitro su segnalazione del guardialine è rigore. Decisione contestatissima dai padroni di casa, dal dischetto De Sosa trasforma la sua 17esima rete personale. Ma è proprio dopo il penalty che si scaldano gli animi, l'arbitro espelle il portiere testa e si accende una mischia a ridosso delle panchine. Brutto il gesto del responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Ercole De Nicola nei confronti del direttore di gara. Finiti i cambi, i rossoblù sono costretti a schierare tra i pali Triarico. Non si gioca più e al 46esimo l'Aquila finisce la gara in 8 per l'espulsione anche di Infantino. L'ultimo sussulto è dei padroni di casa al 50esimo. D'Amico, su punizione, manda di poco a lato. L'Aquila continua il silenzio stampa. A parlare un amareggiato vicepresidente Massimo Mancini. Io posso anche perdere, sono capace a perdere, è sempre un divertimento. Ma non si può perdere così. Non si può affidare un investimento o qualsiasi cosa a persone che non sono all'altezza. Soddisfatto mister De Patre. Faccio i complimenti ai ragazzi che ancora una volta hanno tenuto la calma innanzitutto e sono stati straordinari fino alla fine. Chi è subentrato ha fatto benissimo e siamo contenti e continuiamo la striscia positiva. Anche il Teramo vince in trasferta